senza quella spinta sarebbe stato rigore per il Parma, ma vista proprio tutta l'immagine, io penso che l'arbitro abbia fischiato bene mantenendosi su questo regolamento. Poi comunque sì. Come? Dici, no, dicevo, vabbè, ha dato la sua interpretazione. Pensavo, insomma. Però secondo me se fosse stato fischiato, ragazzi, io lo ammetto, non ci sarebbe stato niente di male, anzi forse sarebbe stato anche più giusto. Però da laziale poi dico che in realtà sono tre punti di platino. Che c'è oltre al platino? Fate voi. Niente, è il medaglio più prezioso. Ecco, appunto. Invece il derby dove è cambiato ieri, il derby di Milano? L'ha cambiato Vesino, la riprende Vesino. Nei 15 minuti passati nell'intervallo, spogliatoi e soprattutto tra le gambe di Kier, che insomma il Milan ha preso due gol in 2 minuti praticamente, e il secondo è passato malamente sotto le gambe del danese, che secondo me ha sulla coscienza anche il quarto gol di Lukaku, dove si è fatto spostare veramente con un soffio dal belga. Peccato perché il Milan secondo me ha giocato 45 minuti ottimi, cioè se andiamo a prendere soltanto il primo tempo è stato il miglior Milan visto quest'anno in campo, perché comunque sia ha chiuso l'Inter nella sua metà campo, ha prestato alto, una cosa mai fatta, e infatti poi è scoppiato a livello fisico e ha incassato 4 gol. Una menzione speciale a Ibrahimovic, che dopo la partita è stato l'unico ad averci messo la faccia. Tra l'altro questa è una cosa secondo me brutta, perché la società doveva essere in prima linea, cioè se tu mandi Ibra da solo ti fai un autogol clamoroso, tanto che Maldini addirittura aveva parlato di maturità, di prova di esame durante il pre-partita Sky, quindi perdere così, perdere in questo modo e poi lasciare Ibrahimovic da solo, che comunque sia si è dimostrato un leader incredibile oltre il gol, perché è uscito veramente furibondo da San Siro ieri, ha risposto alle domande con una tranquillità di gesso, e mi immagino che i prossimi giorni saranno tosti a Milanello, anche se C'è stato forse un'interruzione brusca del collegamento, non ti sentiamo, Vale, non forse so se un'interruzione da parte di Brusco, che si è adirato per non aver partecipato ti a Sanremo. Penso sempre, se nella mia mente quanto ti vorrei. Voglio solo te, Vale, ci sei? Ti sei abbronzatissimo? Sì. Eccolo, sì, eccolo. Allora, ti giro nel frattempo. Dove lo giri? Termina prima il tuo concetto e poi ti giro una domanda. Ancora continuano. Ma che vuol dire? Cioè, mi chiedono. Dovremmo chiederci se e come i giocatori si epilano, se funziona come per i nuotatori, se è importante che si depilino. Beh, sì, un po' sì. Comunque posso dire una cosa, i nostri ascoltatori sono veramente coloro che hanno capito che tipo di trasmissione dovremmo fare. Però perché continuano, nonostante martelliamo sul calcio, facendo domande che non c'entrano niente. Però la cosa che mi stupisce è che quando c'è Valerio che si collega, che cominciano a sparare, è vero che ho ricordato il numero tipo ora, però... che fanno questo tipo di domande. Chissà perché, Vale, tu ispiri domande un po' trash. Valerio, ma che gli fai tu al pubblico? Al pubblico. Fai tu? Che gli fai tu al pubblico? Al pubblico. Ma penso nulla, penso ridere, queste sono le domande. Sì, no, comunque è vero che io sia un portatore sano di trash, però giuro che non lo faccio apposta, nel senso accade così, accade pure spesso. Vabbè, quindi dici una cosa trash, non so, la cosa più trash che ti è capitata oggi, non so, a questo punto cosa... La cosa più trash, perché la cosa Marco più una la potrebbe dire adesso che ci penso, no, però mi sono non si nota, no? No, non si nota. Ah, ok. Si nota. Vabbè, mi ha cagato un piccione in testa. Ma non dicevi che era lo shampoo Schutz che utilizzavi? No, lo sai Seve, che ho seguito il tuo consiglio, l'ho fatto, mi sono messo lì però fatti cagare in testa, dici? No, quello probabilmente mi ha schiarito ancora di più, cioè l'ho tenuto 7-8 minuti. Fatto bene. Quanto punti a quello, vuoi schiarirteli ancora di più? Gradualmente. Continua a dire che tu sei la versione rivista e masterizzata di Marco Columbro. Te lo scusa, dico. Ma qual era il consiglio? L'ho dimenticato. Qual era il consiglio che ti ho dato? È di tenerla di più questa crema. Ah, ok, sì, di tenerla, esatto. Di farla agire ancora. Okay. Tu usi balsami, creme per i capelli, Vale? Come?
usi dei balsami, esatto, delle creme, ha già risposto degli oli essenziali, non so. No, giusto un po' di cera ogni tanto, ma ci sta. Poco e niente. Di cera? Cera. C'era una volta. Di cera, una volta, sì. O forse erano due. C'era una mucca, un asinello, un bue. No, eh? No. No, ok. No, io se dovessi ripensare a qualcosa di trash, penserei, sì, più a qualcosa di erotic trash, perché mi è venuto in mente un post che ha scritto Andrea Scanzi, dove parla del... perché segui Andrea Scanzi? Lo so, a scanso di equivoci. Perché parla dell'Oscar a Brad Pitt, e in finale dice comunque come non dare il vero Oscar ai piedi di Margot Robbie, che dicono essere tipo di una, non so, qua scrive qualcosa di una bomba ormonale, cioè, oltre ogni scossa ormonale immaginabile. Ma tra epilazione dei calciatori e piedi, esatto, del cinema, perdonami, ma molto meglio i piedi di Margot Robbie, no? Sì. Depilazione, assolutamente. Se fosse di Margot Robbie, no? No, assolutamente. Comunque è arrivata adesso la statistica: il 90% delle persone che seguono la trasmissione sono dei pervertiti, restanti 10 dei feticisti. Per quello stiamo raggiungendo dei picchi. Questo è il motivo per cui andiamo in onda tutti lunedì. Altrimenti, se ne siamo avuto questo problema. La vera domanda: perché andate in onda? Perché andiamo, esatto, per soddisfare le turbe dei nostri ascoltatori. Chi è questo? Dei turbe? Questa è una valida argomentazione. Erotico, sì, trash. Sì, ragazzi, però. No. Firmatevi, quelli che conosco, non firmatevi. Ma non ti puoi incazzare con gli interlocutori, capisci bene? No, nel senso che non ha il coraggio di scrivere. Scusami, ma già tanto che questa persona sta perde del tempo per prendere il tuo fottuto numero e scrivere un messaggino a noi in un, insomma, un contesto simile casereccio. Non ci avranno molto da fare, se insomma, se ci preparativi, no? Della cena, magari, che ne so, quasi ora. Potremmo chiedere a tutte le massaie che cosa cucineranno stasera, magari. Che cosa cucinerete stasera? Cosa mangerai stasera? Il microfono. Vale? Abbiamo perso. Bella domanda, non ne ho idea. Penso che mi inventerò qualcosa più tardi, quando smetterò di lavorare. Eri in modalità Andreotti, Valerio. Presidente. Bellissimo. Bellissimo. Sì. Non per Andreotti, te lo garantisco. Comunque, Vale, vuoi salutarci con una delle tue perle? Come no, assolutamente sì. Diciamo che per concludere posso dirvi qual era la mia canzone preferita a Sanremo quest'anno. Ecco, era ovviamente quella di Bubu e Morgan, infatti avete visto che bella fine, no? E non scherzo, a me piaceva davvero. Come no, guarda, condivido perfettamente la tua idea. Come si chiamava la canzone di Bubu? Come si chiama? Sincero. Sarò sincero. E lo è stato. Ma lui o Morgan? No, Morgan. Lo è stato fin troppo sincero. Bene. Bene, Vale, grazie ancora. E ci dispiace, come al solito, di non poterti tenere. Ah, ecco. Guarda, ti lascio con un complimento. Non so se puoi ritenerlo un complimento oppure no. Regà, però scrivete i messaggi solo a Valerio, eh. Allora, scusami. Valerio è professionale anche quando dice cosa mangerà per cena. Lo adoriamo. Lo adoriamo chi? Chi siete? Firmatevi! Chiunque è impazzito, okay. Marco Fabri. Ok, comunque, Vale, sono geloso del tuo successo. Che te devo dire? Vale, fai più successo quando si parla di queste cose piuttosto che di calcio. Il calcio purtroppo non va più come Valerio, goditelo. Due domande. Padol. Valerio, goditi questo successo, perché tutto ha una fine tranne il Brewster, che ne ha due. Oh, su questa massima potremmo perfetto salutare il buon Valerio. Vale, grazie ancora. Buona serata, un abbraccio, ragazzi. Alla prossima, ciao Vale. A te, ciao Vale. Ciao. Che tra l'altro noi non lo diciamo, perché anzi è lui che ci chiede di non dirlo, Valerio. Però lo diciamo. Sì, adesso non quindi fuori onda adesso. Perché interviene e poi stacca subito. Incurante. È il figlio. Chi? È il figlio di un grande chef. Ma sì? Ah. Bruno. Il grande Cannavacciuolo. No. Perché lui come fa di cognome? Valerio. Barbieri. Esatto. So che manca davvero? Lei. È per quello che si intende di tagli di capelli, di certo, cere, eccetera. Comunque. Ma aspetta, scusa, voi avete capito se sta dicendo una cazzata o è la verità? Ma non è importante. Non lo è importante. È veramente il figlio di.
di Bruno. Ma perché c'è scritto Valerio Barberia? Quello è un errore. Scusami, ma io faccio fatica. C'era spazio in rubrica. Sta dicendo la solita cazzata. Leggo Valerio Barberi. E invece è davvero il figlio di Bruno Barberi? Assolutamente. E deve chiamare lui per smentirci, perché sennò alla fine di questa trasmissione, se non smentisce, vuol dire che. Vuol dire che è così. Ragazzi, purtroppo dobbiamo correre come Usain Bolt ai ripari, ovviamente. E andiamo con. Scialliamo un po'. Ritorniamo indietro al liceo. O liceo, a che assomiglia come parola? A museo, perché davanti liceo, dietro museo. A Sveva Sagramola. C'è troppa scucchia pure lei, però ne possiamo parlare. Liceo dopo, vince, dopo. Comunque. Andiamo in pausa e poi torniamo con un collegamento speciale direttamente dalle Filippine. Siamo in diretta? Eccoci tornati in diretta, sì bro, siamo in diretta, sono le 19:29 minuti primi e qui è Radio Incontro Olimpia, no, sto scherzando, RadioRomaFutura.it, febbre a 90, vi abbiamo detto, un collegamento prestigioso direttamente dalle Filippine, appena finito il suo turno di pulizie nella casa dei padroni, ecco noi Renato De Filippini! Buonasera, buonasera, buonasera a quel caciarone di Marco Fabio, buonasera al suo studio fantastico, io sono finalmente lieto di essere sulle vostre frequenze, buonasera a tutti. Ciao Renato, ciao. Quindi ci confermi, ciao Renato. Che nelle Filippine, quindi i filippini fanno le pulizie a casa dei filippini, giusto? Questa è la logica del lancio di Marco Fabio.
Assolutamente, abbiamo vissuto un Sanremo contro ogni tipo di stereotipo. Doveva venire Marco Fabio da Roma per rilanciare tutti gli stereotipi e dire che i filippini sono solo quelli che puliscono le case altrui dei ricchi. Siamo tutti un passo dietro a Marco Fabio. Esiste un festival, sì, un festival di Sanremo.